Bonjour, bonjour da San Francisco, ragazzi e ragazze, vi faccio vedere subito la vista. Siamo al 30° piano, vi dico solo questo. Infatti è qualcosa di stupendo. Stupendo. E là dietro, oggi c'è un po' di foschia, non so se si vede, ma qui c'è il mare e lì c'è il Golden Gate, il famosissimo ponte. E il mare si vede anche da quella parte, però oggi appunto c'è un po' di nebbia, quindi non si vede granché, ma la vista è stupenda, stupenda, stupenda. Non vedo l'ora di uscire ad esplorare ancora la città. Siamo arrivati in realtà praticamente l'altro ieri sera, che per noi era ieri notte, insomma, con il fuso orario è un casino. Ma devo dire che questa volta, stranamente, mi sono ripigliata subito dal fuso orario, perché ho resistito un sacco il primo giorno, quindi sono andata a dormire tipo alle 7:30 di mattina ora italiana, che erano più di 24 ore che ero sveglia, e qui invece erano le 10:30, e poi mi sono svegliata la mattina tipo alle 8, fresca, riposata, e quindi è già il secondo giorno che siamo qua a pieno e sto abbastanza bene, mi aspettavo peggio. Invece Tomas è un pochino più provato rispetto a me, poverino, non riesce, cioè si addormenta la sera prestissimo, tipo alle 9 ora di qua, e la mattina alle 4 non riesce più a dormire. Siamo stati appunto a far colazione e infatti io devo ancora truccarmi, finire i capelli, sono veramente oscena in questo momento, perdonatemi. Tomas invece è andato giù in palestra perché per il suo ginocchio deve farsi una mezz'oretta di cyclette al giorno, e siccome gli faceva un po' male perché sono due giorni che non ho fatto niente, secondo me è meglio stare un po' di più in hotel, ma almeno poi riusciamo a spostarci senza problemi, perché appunto altrimenti gli fa male. Io nel frattempo sto approfittando, perché devo anche lavorare al computer, quindi sto approfittando per rispondere ancora ad altre email e fare qualche altro lavoretto. Poi finalmente mi preparo, perché veramente la mia pelle senza fondotinta è oscena. E oggi dobbiamo ancora decidere che cosa fare. Una cosa che mi interessa tanto tanto fare è andare sul tram e vedere la Chinatown. Quindi forse oggi facciamo queste due cose. Ieri siamo stati non lontanissimo dall'hotel, ho visto che c'era Dior ed ho preso qualcosina che magari vi farò vedere in un video, però a parte, quindi vi lascio così con il mistero. E poi mi è arrivato invece un pacco qui in camera. Perché? Perché siamo a San Francisco con Benefit. Se non lo sapevate, gli headquarters, la sede principale di Benefit è proprio a San Francisco, c'è scritto. E quindi siamo qui per un progetto segreto di cui non posso ancora parlarvi per un po', quindi, ma è una cosa fichissima, forse è uno dei progetti più grandi e più fighi a cui io abbia mai lavorato, quindi sono, non emozionata di più, sono troppo contenta, però appunto non posso dirvi niente, il che è difficilissimo quando le aziende mi dicono sì però per fino a non puoi dire niente, io no, però purtroppo è così anche questa volta, quindi non posso anticipare, ma si tratta di una figata. E quando sono arrivata in hotel mi è arrivata subito questa bustina che, ragazze, cioè vi giuro, è strapiena di roba strafiga. Poi mi hanno dato una guida praticamente a San Francisco della Benefit, e quindi ci sono un sacco di consigli, la mappetta su cosa fare a San Francisco, poi ci sono i prodotti e poi c'è questo che è tipo una guida ai prodotti Benefit, ma noi già li conosciamo benissimo, benissimo, benissimo. Ed eccola qua. E poi qui ci sono i prodotti veri e propri, a parte questo specchio che è una figata, molto molto carino, e poi un sacco di prodotti Benefit, c'è il The Real, c'è sia il primer che il mascara, poi c'è il Hoola Bronzing and Contouring Brush, poi ci sono, wow, questo ce l'ho solo in versione mini e sono contentissima di avere adesso anche il full size, e qui c'è un kit Beauty School Knockouts con un sacco di prodotti. Questi mini size sono fantastici perché sono sempre super utili quando viaggi. E poi vabbè, c'è veramente tanta 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 roba, quindi queste sorprese sono fantastiche. Eccolo, questo è il mascara del Real, questo invece è il Double the Lip, i rossetti nuovi, poi qui c'è il Brow Things, il kit per le sopracciglia, il mitico, mitico Professional, io non potrei vivere senza questo. Poi c'è il Benetint, che devo dire non avevo in full size, avevo solo la mini. E poi, vabbè, i mitici prodotti per sopracciglia, il Cabrow, poi c'è il, la matita per sopracciglia e un sacco di prodotti per le sopracciglia. Questi sono i 3D Brow Tones, non
non credo di averlo questo, devo dire la verità. E poi c'è l'eyebrow, il conditioning primer, questo lo adoro, il Gimme Brow, e poi altri due prodotti per le sopracciglia, il Goof Proof Brow Pencil e la 24 Hour Invisible Shaping and Setting Gel for Brows. Non penso di avere neanche questo. Un sacco di prodotti nuovi che non ho mai provato. E poi là sotto c'è anche la mia terra preferita di tutti i tempi. Ah, c'è il California, il nuovo blush. E poi c'è la mitica, mitica Hoola. Questa la amo dai tempi in cui ho iniziato a fare video praticamente. Qui c'è il bigliettino per me da Benefit, che bello! Sono troppo contenta e quindi questo regalo è stato veramente una figata. Quindi vi faccio vedere magari un mini tour della stanza, perché ve l'ho fatta vedere su stories, su Instagram, ma ve la faccio vedere anche qui insomma nel vlog. Sono così emozionata, non riesco a parlare. Allora, qui vabbè c'è la porta d'entrata, l'hotel è il W Hotel San Francisco. Qui c'è una specie di atrio dove noi abbiamo messo, insomma, Tomas la sua valigia, poi c'è uno specchio e poi appena entriamo sulla sinistra c'è subito il bagno che vi faccio vedere. C'è il lavandino, giusto con due cosine mie, 5.000 prodotti, quindi lavandino, specchio e poi qui c'è la vasca da bagno. Poi uscendo dal bagno c'è la stanza vera e propria. Ci siamo appena alzati naturalmente, quindi il letto è ancora così. Da questa parte invece, praticamente al centro della stanza c'è l'armadio. E naturalmente ci sono tutte le nostre cosine. La mia valigia chiusa, cassetta di sicurezza che è sempre molto utile. Poi invece qui appunto c'è il letto. Da questa parte ci sono, vabbè, mini bar, questa è una figata, c'è il Buddha che si accende, non riesco ad accenderlo, ieri ci sono riuscita, vabbè, e c'è scritto tre cose non possono essere nascoste, il sole, la luna e la verità, eccolo qua, e poi, vabbè, appunto, mini bar, qui c'è questo mobiletto, ma dietro c'è praticamente la TV, solo che si nasconde, e vabbè, scrivania. E qui c'è la vista meravigliosa con il divano sulla finestra, che è una cosa che io adoro, vorrei averlo a casa. Una bella finestra ampia con il divanetto sopra, cioè sotto, e basta, insomma, questa è la stanza, vi ho fatto vedere tutto e adesso finisco di prepararmi. E scarpini, perché tu da oggi sei un uomo e non potrai più sentire l'odore dell'erba così da vicino. Tomas sta guardando i saluti di Totti alla carriera e si sta emozionando. L'adrenalina che ti consuma e la soddisfazione di esultare. Puppetto. Mi sono chiesto in questi mesi perché mi stiano svegliando da questo sogno. Avete presente? Ma anche se ha 41 anni, perché non resta? Perché deve andare via per forza? E vostra madre vi perché sveglia non per vuole. A scuola. Mentre voi volete continuare a dormire. E provate a riprendere il filo di quella storia, ma non ci riesce mai. Stavolta non era un sogno, ma in realtà. Perfetto. Siamo da Abercrombie, tutto il negozio è al 40% di sconto e Tomas sta impazzendo letteralmente, si sta provando tutto il negozio. Questa credo sia la terza camicia che ha provato ed è una più bella dell'altra. E questa già la prendilo assolutamente, però non hai niente di simile ed è molto crema. Questa è un po' più leggera delle altre, eh? O è anche... sì, un po' più leggera, questa è un po' più estiva. Bella, bella. Anche i pantaloni sono molto belli. Fa un giretto che ti vediamo. Ragazze, non guardate troppo che sono gelosa. Ok, bene. Raccontaci che cosa hai preso e perché. Ho preso due paio di pantaloni. Sì. Un paio di pantaloncini. Sì. Tre camicie. Sì. E due t-shirt. E quell'altra giacchetta che hai preso alle casse, sì, che sì. Hai trovato là per puro caso, era la sua taglia. Una camicia militare. Verde, sì, molto carina. Lì c'è Abercrombie. E qui siamo in questo, praticamente questo centro commerciale gigantesco. Attenzione, Abercrombie che sta chiudendo. Sì, infatti pensiamo, è strano perché hanno il 40% di sconto praticamente in ogni store.
Eh sì, penso che sia proprio perché stanno chiudendo, non so. Abbiamo letto qualcosa, non so se è vero, Tomas spera di no, ma al contempo spera di sì perché così si compra tutto il negozio. Adesso io volevo andare a mangiare qualcosina perché non abbiamo pranzato. E su c'è tipo un cinema, hanno i popcorn e io andrei a mangiare i popcorn per pranzo. Penso che dobbiamo salire di là. Tra l'altro c'è la scala mobile che fa il giro. Au, cos'è sta roba che è buono? Le fragole con la cioccolata. Mm. Bene, stiamo facendo finta di andare al cinema, in realtà abbiamo preso roba da mangiare e non andiamo a nessuna parte. Questo volevo sottolineare che è il pacco small. E c'era anche large ed extra large, non vi lascio immaginare qual era l'extra large. Poi abbiamo preso Fanta, che in America è di questo colore assurdo, ma anche a Dubai era di questo colore assurdo. Mi hanno detto i miei genitori che anche da noi una volta era così. Sembra più chiara, mi do che in realtà è più scura, eh? Da noi è gialla praticamente. È arancione. Sì, è arancione. Io ho preso la limonata e poi abbiamo preso due hot dog che spero davvero con tutto il cuore che non abbiano salsa all'interno. E i popcorn sono giallissimi e quando li abbiamo ordinati ci ha chiesto se ci volevamo del burro sopra, che già i popcorn hanno il burro, quindi se me ne aggiungi altro, no grazie, bene, un appetito. Questo è il nostro pranzo di oggi, molto American. Tra l'altro ho appurato che ci sono due tipi di persone, ci sono quelli che se hai due robe da mangiare, tipo un hot dog e i popcorn, li mangiano a poco entrambi per finire con l'ultimo morso quando hai ancora entrambe le cose. Non so se mi sono spiegata bene. Invece poi c'è chi, tipo Tomas, prima mangia una cosa, tipo lo dog, l'ha finito, e poi inizia con i popcorn, con la seconda cosa. Questo vale per tutto, vero? Sì. E così, tu fai sempre così. Io invece devo sempre avere entrambe le cose fino all'ultimo morso. Strana sta cosa. Ci siamo. E da qui si nota che comincia Chinatown. Adesso ci addentreremo, ci hanno detto che è gigantesca. Belle ste robe in Swarovski. Sembra veramente di stare in Oriente, però ogni tanto spunta qualche maschera veneziana. Cioè guarda, perfino i lampioni sono fatti in stile cinese. Eh sì. Che roba! Tutti, guarda. Che belli! Che belli con tutti questi lampioncini. È più carino qua. Ma Tomas fa un po' male al ginocchio, quindi non staremo tantissimo in giro. Però è bella Chinatown, mi piace. Bella, sì. Questa è una vera Chinatown, anche ad Amsterdam non ce n'è una, ma non sembra proprio di essere in Cina, poi invece sì. Qui stanno vendendo. Vendono un sacco di questi fidget spinners e io vorrei capire, vorrei che qualcuno, ecco infatti, sono tutti come pazzi, vorrei che qualcuno mi spiegasse a che cosa servono, cioè per fare questo e basta, cioè. Questo? Cioè questo servono? Praticamente tu fai così e ti diverti? Yeah. Ah pupetto, cosa dici? Ne vuoi uno? Vuoi che ti regalo un fidget spinner? Secondo te cosa serve? Adesso... io forse lo regalerei al mio cane, ai miei due cani. Dici? E dopo cosa se ne... lo mangiano e lo sputano. Ah ma continua a girare sta cosa? Bella roba! Sì, adoro. Quale, questo? Guarda, i bambini sono come matti per sta roba, io non capisco l'utilità. Come pazzo. Bah, spiegatemi a che cosa servono, soprattutto perché stanno andando così di moda, grazie, vi sarò grata. Rosso. Tomas sta spiegando l'importanza dell'hamburger. Non è che voglio che sia rosso. Ah, ok. Ecco, basta meglio. Ah, ok. Invece un panino. Niente sangue che fuoriesce. Invece la bistecca è il sangue. Bene. Vuoi raccontarci dove siamo? Cosa? Vuoi raccontarci dove siamo? Da Mel's Burger. Burger? Da Mel's. È questo tipico tipo drive-in americano. Molto molto carino, devo dire. Sembra di stare in un telefilm.
Cioè, di stare a casa di Fonzi. Non vi inquadro voi, no, ragazze? No, tu so che detesti. Molto carino. A me quei quadrati ma poi ti chiede soldi. Volevo che... Tommaso, descrivici com'è il tè freddo americano senza zucchero. In America tutto è pieno di zucchero tranne il tè. Allora, bevibile se si ha sete. E basta, questo è fatto. Ho bevuto la metà per adesso. Comunque è abbastanza grande. Beh, guarda la mia Coca-Cola qua. Sì, qui in America si parla tutto. Tutte le cose che sono qua da mangiare o da bere, sì. Si parla comunque di litri o di non di grammi, ma di chili. Di... E ti trovi bene? Beh, sì. Beh, anche la cheesecake non è male, però, eh. Cavoli. E questo è il mio sundae con marshmallow, cioccolata bianca e cioccolata normale. It's called Sunday Bloody Sunday. Ma va via. E questo è il banana split. This is a banana split. Assaggia il banana split. Vai. Fiondati e smettila di fregare le marmellate, perché qui era pieno di marmellata alla fragola. Adesso ce ne sono, vergognati. sono qui. Io non ti conosco, eh. Siamo appena tornati in hotel, al 30° piano della nostra stanza, dopo una cena che era imbarazzante, perché veramente il dolce che abbiamo mangiato faceva per 4 e tutte le porzioni sono esagerate. Tomas? Però l'abbiamo mangiato. Esatto. No, tu hai lasciato un po' del banana split. Ma proprio poco. Veramente pochissimo. Però se Tomas lascia nel piatto vuol dire che veramente la porzione è pazzesca, perché sennò lui di solito finisce, devo dire. Però tu l'hai mangiato tutto il tuo. Io ho mangiato tutto il sangue. Però non avevo così tanta roba. Cavolo, era pieno. Beh! E adesso Tomas torna a nanna, perché lui si è fatto 2 ore di sonnellino pomeridiano prima, ho dovuto svegliarlo per portarlo a cena. E adesso basta, coma di nuovo. No, adesso non dormo. Non dormi? No. Sei contento degli acquisti di Abercrombie? Sì, mi sono già dimenticato di quello che ho preso, comunque sì. Abercrombie comunque è uno dei miei negozi preferiti. Patato. Negozi preferiti. Patato. Ok, buonanotte ragazzi. Ciao Max. Ciao. Buonanotte ragazzi. A domani, ciao. Bonjour, siamo a Union Square. Bonjour. Anzi, qua dobbiamo dire good morning. Bonjour. Siamo a Union Square, che è una delle piazze principali, insomma, di San Francisco, non è? San Francisco però è una città, diciamo, la più europea delle città americane. Sì, così dicono tutti, ma secondo te è vero? Non sembra. No, neanche a me non sembra tantissimo. Forse però... non abbiamo visto i posti giusti ancora. Però lo dicono tutti gli europei. È vero, quindi evidentemente dobbiamo ancora vedere la parte europea di San Francisco. Comunque, questa piazza è molto bella, ci sono le palme, alcune sono morte. Ci sono secche. Sì, però aspetta, vi faccio un 360 gradi, lì c'è Macy's. Siamo stati anche lì poco fa, ma non ho trovato nulla. E qui c'è questo disco. Come si chiamano questi memorials, dai? Obelisco, vedo la piccina. Sì, ok Tomas, ok, bravo. Lì c'è Saks Fifth Avenue e lì c'è Tiffany. E adesso stiamo andando alla ricerca di un sushi, perché Tomas, dovete sapere, ha tanta voglia di mangiare sushi ed è lui che mi sta convincendo. Io gli dico basta con sto sushi, cioè veramente questo ne può più, e lui mi dice no, io voglio mangiare sushi. Non sei contento? Come devo essere buono? No. Però abbiamo mangiato tanti hamburger. Non è che non è male il sushi, comunque non apprezza. È buono, non però apprezza.
però sono un po' stufo. Dai! Abbiamo mangiato 3 volte hamburger e 1 volta solo sushi. Scusate, ma io se vengo in America cerco di mangiare hamburger, cheeseburger e patatine. È quello che hai mangiato. Poi Tomas ha assaggiato i famosissimi pancake ieri a colazione. Com'erano? 5 pancake, era una specie di montagna definita e infinita soprattutto. Sì, 5 pancake con il sugo su di miele. No, quello era sciroppo d'acero. Sciroppo d'acero, che assomiglia ma non è proprio miele. E poi io ho mangiato il sundae, quel mega gelato pazzesco americano, buonissimo, anche troppo. E Tomas, banana split. Abbiamo assaggiato, tanta roba tipica, poco sana. Il banana split è comunque è assurdamente enorme rispetto a un banana split italiano. Cioè, è enorme. Sì, è vero. Infatti io mi sono meravigliata che tu abbia finito, che finisci sempre tutto. Sì, però questa volta, ma ho quasi finito. Bravo. L'unica cosa che è rimasta ancora è una pallina di gelato. È vero, è vero. Bene, sai cosa? Adesso andiamo, dai, voglio farti contento. Andiamo a mangiare sushi. Vai, fatto. Dai, ancora oggi, dai, dopo per il resto mangeremo solo hamburger e bisteconi, promesso. Anzi, potremmo andare all'Hard Rock Café un giorno a mangiare qualcosa di tipico. Lo dici? Basta che non sia sushi lì. In generale piacciono i cheeseburger. Sì. Cheeseburger. E poi il milkshake. Ieri siamo andati in un locale tipico, dai, più tipico di così. Milkshake. Fate comunque i complimenti. Le patatine fritte. Beh, certo, la roba più sana del a litri. Fate i complimenti a Tomas per la sua giacca, mi raccomando, che già su Instagram Stories in tanti gli avete scritto che è bellissima e Tomas apprezza tanto. Però se glielo dite anche sotto questo video è ancora più contento. Vuoi fare un giro? Ci fai vedere anche il retro? Voilà. Voilà. Faccio io 360 gradi. Non si è vista la bandiera però di qua. Guarda qua. Che bella. Bella, bella, bella. Aspetta, ve la mostro chiusa. Ah, giusto. Sembri Tom Cruise in Top Gun. Ti dico solo questo. Molto bella. Ok, adesso andiamo a mangiare. Grazie, ciao. Non sa, zašto. Ogni tanto Tomas parla croato e non si sa perché. Zašto radio. Zašto è zatvoreno. Zašto radio na cesti. Non si dice cesta in croato, tu parli sloveno e fai finta di parlare croato. Non mi ricordo come si dice. No, io non lo so proprio, quindi. Guarda che belle queste palme. Cesta. E che ne so, io non mi ricordo. Ah, guarda il cuoricino qua di Union Square. Mi fai una foto sul cuoricino? Vicino? Ok. Pupetto, come ti sembra sto Golden Gate? C'è là vicino a quello di casa, che c'è a casa nostra. A casa nostra? Sì. Abbiamo preso casa qua? Sì, scoop, ragazzi! Abbiamo casa nostra. Mi è piaciuto che quando abbiamo casa nostra, ok. Al 30° piano dell'hotel W. Sì, mi è piaciuto che quando siamo. Vediamo dalla finestra. Esatto. Mi è piaciuto che quando siamo saliti sull'auto di Uber il tipo ha visto la tua bandiera e ti ha chiesto: ah, italiano, e tu? No, sloveno. E ci è rimasto perso. Da turisti. Ragazzi e ragazze, bonjour. Ieri poi non abbiamo filmato tantissimo, c'è qualcuno che ha paura che lo filmo. E non abbiamo filmato tantissimo ieri. Io vi giuro, non ho mai sofferto così il freddo nella mia vita. Cioè, a me avevano avvertito che a San Francisco faceva fresco, però non pensavo in questo modo. Allora oggi si sta bene, ma ieri è stato tremendo. Io sono corsa tipo da H&M, mi sono comprata una felpa perché non ce la facevo più. Invece oggi si sta bene, c'è il sole ed è una bellissima, bellissima giornata. E noi stiamo andando da Benefit. Sono curiosissima di vedere esattamente cosa faremo, perché
purtroppo non posso raccontarvi niente, però è una cosa molto molto interessante e non dovrebbe essere troppo lontano dal nostro hotel, quindi stiamo andando a piedi e Tomas invece sta facendo colazione e lo sto invidiando un sacco. Oh là là, siamo arrivati alla sede di Benefit, siamo un po' in ritardo, quindi andiamo veloci, ma guardate che figata! Poi rifilmiamo tutto, oh là là. Wow! Ci fanno il tour nella sede di Benefit, cioè ragazze, è un sogno veramente, un sogno, cioè, è tutto rosa. Queste sono tutte le cover dei cataloghi. I recognize some of them, this one, I remember it, yes! Powder room. I like the sign. Wow. Is this your favorite song? Yeah, this is my favorite catalog. It shows. Do you know what her name is? No. Her name is Simone, and she's Simone. Our, like, okay. Alice, you call her Simone. So you'll see her all over. Yes, yeah. I know her. I know her. Her name is Simone, and she's pretty like self-centered, and she loves herself so much, like all the women do. So if you look at this, like shopping's a cinch. How do you read? Shopping's a cinch for my three favorite people. Me, myself, and I. I love this. So for Christmas, make sure to buy presents for three people. So here we have, these are people that basically create anything that you see happening on the digital platform. We have our e-com team, we have our social team, we have our digital interactive team, and all of the campaign team. Hello. This is more pink. I like this more. Can you believe this used to be an attic? Wow. Yeah, that's cool, yeah. You see Simone again. Yeah. La meeting room è carinissima. You feel like home here. It's fantastic. Oh, I love the pillows. I love them. Oh. Wow. Wow. We love this room because we can come in and take a nap sometimes. You do. Well, that looks comfy. These are also old. Oh my god, I love this one. Did you? Well, yeah, I have to. Did you have the powder? No. This is for the kitten product, which is probably like 15 years old now and has been discontinued, but it used to be this shimmering body poof that you could so cool. powder on. Il loro primo prodotto era il rose tint. But she looks è cambiata, le sopracciglia più grosse. She actually has a body too. Oh, she does. Because we do body waxing at the brow bar. And she had like her body shape changed like slimmer and longer. Did it? Yeah. Ok, ho finito da Benefit. Mi dispiace un sacco non potervi dire quello che abbiamo fatto perché è veramente una delle cose più fighe, se non la cosa più figa che io abbia mai fatto. E mi hanno fatto un sacco di complimenti, quindi e io a loro è stato veramente per me un sogno che si realizza. Io questa giornata non me la dimenticherò mai. E il team di Benefit sono fantastici, veramente un team così io non l'avevo mai visto, sono troppo troppo forti e motivational, cioè un'energia splendida lì dentro, oltre ad essere bellissima la sede perché è tutta rosa, però c'è anche un'energia super positiva, il profumo che c'è in quegli uffici di prodotti Benefit così è fantastico. Mi hanno dato anche qualche regalino, siccome mi piacevano i cuscini mi hanno dato anche un cuscino e poi ci sono un sacco di prodotti che devo ancora aprire, non ho ancora visto niente, mi hanno detto di guardarli, adesso io parlo al plurale, rendiamoci conto, quindi sto tornando in hotel e raggiungo Tomas, mi dispiace che lui non sia venuto, però sarebbe stato un po' noioso e perlomeno è andato in palestra, quindi è contento. E adesso lo sto raggiungendo e poi tra circa una quarantina di minuti andiamo a pranzo assieme e ci portano a mangiare sushi perché sanno che mi piace il sushi, quindi mi hanno veramente preparato una sorpresa bellissima. Sono tornata in hotel e volevo vedere i prodotti che mi hanno lasciato. Ma che cos'è? Non sono prodotti. Oh là là. Qui c'è una penna, la penna di Benefit San Francisco, e qui
Oddio, che cos'è? Oh, che figata! No! Guarda! Pupetto! Oh, c'è un giubbotto con il mio nome! Che figo! Oh là là! No, questo lo metto subito. Oh là là! Non ci posso credere! Bellissimo! Bellissimo! Guarda, con San Francisco il ponte! È bello. Che figata! Grazie, Benefit! Siete... sono fantastici!